Giuseppe Olivieri, polemiche di nuovo per la situazione dell'aumento dell'imposta di soggiorno deciso dall'amministrazione comunale dopo l'ultimo consiglio comunale. Avete deciso di comune accordo con le associazioni che sono al centro appunto della situazione turistica a Roseto di fare appunto ricorso contro questo aumento. Sì, è la seconda volta che facciamo ricorso. Primo è stato fatto nella vecchia amministrazione dove il metodo di accorpare gli emendamenti che sono stati presentati in Consiglio Comunale, il TAR l'ha bocciato. Oggi la nuova amministrazione, di cui parliamo con Nunes, Pavone e Marcone, che all'epoca firmarono il ricorso con noi, hanno fatto lo stesso giochetto, li hanno accorpati. Quindi c'è già un precedente, quindi noi contiamo su una sospensiva, ma il ricorso viene fatto non tanto perché insomma noi vogliamo divertirci a fare queste cose, ma il motivo sostanziale è perché rischia di mandare ulteriormente in crisi le nostre attività. Cioè già veniamo da due anni pesanti di pandemia, di aumento, adesso c'è una lievitazione dei costi delle utenze, luce, gas e materie prime. In più abbiamo un minor potere di acquisto delle famiglie. Oggi la famiglia per venire, insomma, dobbiamo anche noi fare delle scontistiche maggiori per cercare di attrarre, per cui non era il momento adatto per aumentare, allungare il periodo in base a stagione e aumentare l'imposta di soggiorno. Bisognava fare come altre città hanno fatto, Pescara, Cittadella Marche, Porto Sant'Elpidio e altre località, per quest'anno l'hanno sospesa, anche perché possono ottenere dei ristori da parte dello Stato sospendendo la tassa di soggiorno. Settore camping rosetano che si è unito a questo ricorso al TAR contro questo aumento dell'imposta di soggiorno, si parla di una maggiorazione minima da come ha detto l'amministrazione comunale, però secondo voi così non è? No, beh, l'aumento è dello 0,50 o dello 0,20, dipende dalle strutture, però questo aumento va sopra una tariffa già esistente. Una famiglia, anziché pagare, faccio l'esempio dei campeggi, 40 euro alla settimana, per 10 giorni ne paga 60 euro. Una famiglia di 4 persone, 60 euro è tanto. Un villaggio turistico, anziché 60 euro, 80 euro. Sono tanti. Considerando anche il fatto che è stata messa la bassa stagione. La bassa stagione è un periodo in cui chi va in vacanza vuole risparmiare, sono pensionati, ecco, la pensione. Questo è il problema.